Buongiorno a tutti. Siamo arrivati alla quarta parte del Canto del Servo Sofferente. E la parte finale si conclude così: questo cantico meraviglioso eh, che, che ci dà uno squarcio su, come vedremo, sull'anima, sulla grande anima di questo servo sofferente. Oggi vediamo i frutti di questa battaglia cosmica che il Figlio di Dio affronta nella Passione. E vediamo, come ho detto, i frutti che genera, ecco, il risultato di questa lotta e di questa vittoria. Bisogna chiamarla una vittoria. Un po' quando si è nell'agone, ecco. E Cristo è riuscito a, a vincere, ha vinto il peccato e come abbiamo detto precedentemente ha vinto anche la morte. E questa vittoria è stata, ehm, si è realizzata eh, con la resurrezione. La, la, la resurrezione è la prova che Gesù ha vinto questa lotta cosmica e impossibile. Ecco agli uomini la lotta per la redenzione. <coughs> Leggiamo il versetto 11: Dopo il travaglio dell'anima sua lo vedrà. Si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti e si addosserà le loro iniquità. E il, Dopo il travaglio dell'anima sua indica la fine, ecco, si conclude con la morte, eh, del servo sofferente. E però parla del travaglio dell'anima sua, ecco, non c'era solo eh, diciamo così, la, la lotta. Eh, contro la sofferenza, una sofferenza indicibile, quella che si procura con la crocifissione. Qui parla dell'anima, c'era anche un, un altro travaglio del servo soffrendo, quello dell'anima sua, perché su di sé eh, portava il peccato di tutti e quindi c'era... Eh, in lui il desiderio di portare a compimento questo strano disegno del padre che permette la morte del figlio, che però sarebbe stata una morte eh, che avrebbe dato molto frutto, come vedremo. E... Quindi ci sono due piani nella passione del Signore, da, da un lato la sofferenza fisica e dall'altro questo travaglio dell'anima. Non sappiamo, forse sappiamo un po' dal Salmo 22 quali erano i pensieri del Signore sulla croce, ma <coughs> Gesù sapeva benissimo che... In questa lotta finale della sua missione si decidevano le sorti non solo del suo popolo, ma anche di tutta l'umanità. E dopo questo travaglio lo vedrà, vedrà Dio e si sazierà della sua conoscenza. Ecco, il premio è che alla risurrezione, ecco, Gesù è, è vede il Padre e si salzerà della sua conoscenza. E, durante la sua vita non, non, non ci dicono i Vangeli che Gesù abbia avuto delle visioni del Padre, può darsi, però i Vangeli non, non ce lo dicono. E qui invece c'è l'incontro faccia a faccia tra il Figlio e il Padre. E, e sarà così anche per noi. Ci sazieremo della conoscenza di Dio eh, in modo eh, completo solo quando lo vedremo, solo quando ci presenteremo davanti a Lui. Allora ci, sa, ci, sarà, ci sarà una conoscenza perfetta, come dice San Paolo nel capitolo 13 della prima lettera ai Corinti. Allora lo vedremo faccia a faccia, dice. Oggi, oggi vediamo come in uno specchio ma allora lo vedrò eh, faccia a faccia, dice. <clears throat> Poi dice, il giusto mio servo giustificherà molti. Eh, però prima di parlare di questo, vi volevo far vedere la nota 1. Eh, lo vedrà, ecco, c'è un, un problema, secondo la legge del parallelismo mancante si deve leggere lo vedrà e non vedrà e basta. Noi abbiamo nel testo vedrà, vedrà cosa, alcuni traducono vedrà la luce, ma qua c'è un prefisso di terza persona singolare, imbedato eh, della sua conoscenza, che cade anche sulla for forma verbale il re. Che si chiama il parallelismo mancante: eh, cioè vedrà Dio e poi si, sozia, si sazierà della sua conoscenza. Anche la logica del testo presume che il Messia vedrà Dio e solo dopo si sazierà della sua conoscenza. Scusate se entro in faccende. Eh, facendo un po, di, un po' tecniche, ma eh, bisogna tradurre bene. Qui c'è, eh, come dicono i commentatori ebrei, c'è un parallelismo mancante, quindi c'è un suffisso di terza persona che dobbiamo aggiungere. Ecco. Eh, questo suffisso che troviamo sulla parola conoscenza cade anche su vedrà lo. Vedete, ecco poi, il giusto mio servo giustificherà molti. E che cosa vuol dire giustificare qualcuno? Eh, Job dice, nel libro di Giobbe si dice che nessun, nessun uomo davanti a, a Dio è giusto, eh, perché siamo tutti peccatori. E dice bene, però eh, il Signore è il primo frutto eh, della sua vittoria. Eh, che grazie alla sua morte, ecco, eh, gli uomini possono essere giustificati: cioè, da, da figli d'ira e peccatori, possono diventare giusti. Tzaddikim in ebraico era un titolo eh, onorifico che si dava all'uomo che seguiva la legge e che era irreprensibile. Leggiamo San Paolo che ce lo spiega un po', ma anche negli spunti poi io riprenderò, riprenderò il tema. I termini sono ripresi precisamente da San Paolo, giustificherà molti. E San Paolo dice giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio <coughs> e si addosserà le loro iniquità ne abbiamo già parlato precedentemente ecco, eh, non sappiamo come ma Gesù si è addossato tutte le nostre iniquità, usa un termine abbastanza forte, iniquità, non dice peccato, l'iniquità del mondo, dando la possibilità di una redenzione, di ritornare a Dio e di essere giustificati. Leggiamo il versetto 12, perciò gli darò parte tra i molti e dei forti dividerà la preda perché ha effuso la sua anima sino alla morte, ed è stato annoverato tra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i trasgressori. La parte è tra i molti, eh, il verbo dare, dare la parte vuol dire dividere, eh, quando si divide il bottino, ecco, dopo una vittoria strepitosa, e quindi eh, il Signore si può dire che fa un grande bottino perché guadagna tante anime che si erano allontanate da Dio e ritornano a Lui. Dice tra i molti e, e poi dice: 'Dei forti dividerà la preda'. Ecco, queste espressioni le ne troviamo nel Vangelo e ci spiegano bene. Ecco, chi sono i forti? che cos'è la preda eh, ce lo dice il Vangelo lo leggiamo eh, di questa espressione Gesù fa un accenno preciso nei Vangeli leggiamo Luca 11, 20, 22 eh, dice eh, parlando con i farisei che lo accusavano di essere di cacciare i demoni in virtù del principe dei demoni Gesù risponde se io scaccio i demoni col dito di Dio, è dunque giunto a voi il regno di Dio. E poi, con una metafora, dice praticamente quello che abbiamo letto in Isaia: Quando un uomo forte e ben armato fa la guardia al suo palazzo, tutti i suoi beni stanno al sicuro. Questa è l'immagine di Satana, uomo forte e ben armato. Gesù non. È, è, non nasconde che Satana è forte, lo dice anche in un altro Vangelo. È un, è un guerriero forte, e ben armato, che fa la guardia al suo palazzo. E i suoi beni, cioè le anime che ha rubato a Dio, stanno al sicuro. Ecco, sono sue, ne ha preso lui possesso. Però eh, Gesù poi dice: Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince gli strappa via l'armatura nella quale confidava e ne distribuisce il bottino. Cioè queste anime vengono liberate dalla presa di Satana e ritornano a Dio. È una metafora che ci fa vedere che cosa ha fatto il nostro Signore. È venuto a salvare tutti gli uomini che erano sottomessi. A Satana, colui che, che colui, dice la Sacra Scrittura, che inganna tutto il mondo, che seduce tutta la terra. Ecco, e quindi questi forti sono, eh, sono le forze occulte, ecco, che sono battute da Gesù già per la seconda volta, la prima sconfitta Satana contro Gesù, là, eh, nei 40 giorni del deserto, all'inizio della sua missione, e la vittoria finale Gesù, la, la, contro Satana, la sua, la sua battaglia era, era, era contro il peccato, ma soprattutto contro Satana. E... E Gesù è riuscito a arrivare fino alla morte, non solo senza peccato, ma anche intercedendo per i peccatori. Quindi è morto in pace con tutti, anche con questi nemici crudeli che l'avevano crocifisso, la gerarchia religiosa e la soldataglia romana. E poi dice perché eh, questa vittoria gli viene data da Dio, perché? Perché egli ha effuso la sua anima sino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, cioè con una sentenza ingiusta, invece ha effuso su tutta la sua anima la, 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 data, la data impegno a tutti noi nella passione per, per la redenzione. Ecco però questa. Queste, questa traduzione che ho dato si può anche eh, rendere in un altro modo, perché quel verbo effondere eh, in, in realtà eh, vuol dire anche scoprire, eh, anzi soprattutto è più facile che voglia dire scoprire, eh, ma ci sono probabilmente tutti e due i significati si potrebbe tradurre perché ha messo a nudo l'anima sua sino alla morte, cioè in questa morte assolutamente innocente dove Gesù ha rinunciato persino a difendersi ma anche a maledire, poteva anche maledire e l'avrebbe potuto fare eh, gesù rimane, rimane nella perfezione ecco eh, non si trova in lui nessuna nessuna tacca nessun errore nessun peccato neanche in questo momento terribile dove avrebbe avuto come facevano gli altri crocifissi ecco, eh, Sarebbe stato anche giusto rimproverare e stigmatizzare coloro che l'avevano crocifisso, ma Gesù si, si astiene anche da questo. E quindi ha messo a nudo l'anima sua sino alla morte. Ne parleremo negli spunti. Ecco, nella Passione del Signore. Vediamo ecco che questa anima. Del Signore si effonde e se ne accorgono anche coloro che stavano a vedere la Crocifissione, tanto che il centurione, il centurione rimane stupito e dice: veramente quest'uomo era giusto. Lo capivano anche i pagani: che un crocifisso non poteva morire in questo modo, con un'assoluta innocenza. E allora e qui si parla della grande anima del mondo che è il nostro Signore. Dopo aver subito un'ingiustizia gravissima, essere stato annoverato tra gli empi, e Gesù non si lamenta, non ricusa, tace, prega e intercede per i peccatori. Poi che si conclude mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i trasgressori. C'è una parola ebraica, Pesha, eh, che vuol dire proprio quelli che eh, volutamente eh, non, eh, non riconoscono, non praticano la, 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 la legge di Dio. Sono quelli che sanno bene di trasgredire, sanno bene di fare male e non si curano ecco, di convertirsi, sì, sono, sono quasi dei ribelli. Riprendiamo il tema della giustificazione, una parola che è densissima e che meriterebbe una catechesi. Io brevemente cerco di... Eh, farvi capire che cosa vuol dire la giustificazione. Troviamo eh, nella lettera ai Romani, ne parla San Paolo, della giustificazione rifacendosi proprio al testo di Isaia, questa parola chiave che indica tante cose, eh, al capitolo 3, versetti 23-26. Dice San Paolo <coughs> Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutta l'umanità era peccatrice. No, eh, questo è un principio generale che dobbiamo tenere sempre in mente, perché l'uomo di per sé è peccatore. Eh, C'è anche il peccato originale. L'uomo nasce con una ferita, ne ho parlato tante volte. Lo vediamo anche nei bambini che imparano subito eh, le passioni, è mio, eh, oppure no, ecco, oppure imparano, eh, non la imparano, ce l'hanno dentro, la gelosia, eh, l'invidia ecco, verso il fratello minore, oppure verso quello maggiore che è più capace, l'invidia. E quindi tutti gli uomini sono peccatori, sono inclini al peccato fin dalla nascita. E sono privi della gloria di Dio, dice San Paolo, eh, ma ora sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, cioè gratuitamente, senza pagare nulla. Guardate che nell'Antico Testamento, però, per i peccati, bisognava pagare, c'erano delle sanzioni, c'erano delle. Eh, delle riparazioni da fare, non solo col sacrificio, ma c'erano anche delle ammende e c'era anche in certi casi la pena di morte. Invece qui l'uomo è giustificato gratuitamente, dice San Paolo, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Ne abbiamo già parlato di cosa vuol dire redenzione, pagare il prezzo del peccato di un altro. Il giusto paga un prezzo per gli altri e non per se stesso, ma la condizione è quella di essere veramente giusti. Questo si chiama la redenzione, il riscatto, lo troviamo anche nella Torah di Mosè, nella legge di Mosè. E dice Dio lo ha prestabilito servire come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, come abbiamo già visto, al fine di manifestare la sua giustizia dopo la tolleranza usata verso i peccati passati nel tempo della divina pazienza. Ecco, quindi tutto il tempo che intercorre eh, eh, da, dalla nascita dei primi uomini a Cristo viene chiamato il tempo della divina pazienza, perché tutti, tutti gli uomini erano peccatori. E allora Dio attraverso Cristo, ecco, vediamo i frutti della passione, ha dato questa via d'uscita all'uomo, la giustificazione. Ma che cos'è la giustificazione? La giustificazione è quando uno si converte e aderisce a Dio. Ecco, allora la conversione è il primo passo di un cammino che è il cammino cristiano. E il battesimo, che si faceva agli adulti anticamente nella Chiesa apostolica, era una. fare questo cammino era una scel scelta consapevole. Oggi invece ehm, battezziamo i bambini che sono inconsapevoli ma a quel tempo là <coughs> ecco era <coughs> questa redenzione era gratuita era messa a disposizione di tutti e chi voleva ricominciava un cammino nuovo una vita nuova iniziando col battesimo dove erano cancellati tutti i peccati poi c'era il sacramento della riconciliazione. Allora vedete la grande libera liberalità di Dio e guardiamo anche la sua, la sua giustizia, ecco, eh, non ci fa pagare nulla, eh, ma ci dà questa via d'uscita per uscire dalle tenebre e per incamminarci nella via della vita. Ecco, questa è la giustizia di Dio, guardate un po'. Ecco, è il frutto della passione del Signore. Infatti San Paolo dice, egli manifesta la sua giustizia nel tempo presente, cioè oggi, in questa vita, per essere giusto e giustificare chi ha fede in Gesù. Bisogna ritornare a Cristo. Ecco, questa è la giustificazione. È il fine del progetto di Dio. E anche oggi è lì, è a nostra disposizione, se vogliamo essere giustificati dobbiamo farci battezzare, ritornare alla pratica cristiana e iniziare una vita nuova, come dice San Paolo, una vita da risorti, ecco perché chi abbandona il peccato vive come un risorto. Secondo spunto, riprendo quella, quella frase. Quella avete visto che ci sono due tradizio, traduzioni: in quella frase, ehm, perché ha messo nudo l'anima sua fino alla morte, durante la passione, Gesù è la grande anima del, del mondo. Eh, ci stanno tutte e due le traduzioni, ha effuso la sua anima ma anche l'ha messa nudo completamente fino alla morte. Eh, Gesù ci ha insegnato anche a morire rimanendo in pace con tutti. E questo è l'esito cristiana, l'esito della vita cristiana, cercare di morire in pace con tutti, anche con i nostri nemici, anche con i nostri avversari. Gesù ha dimostrato ecco, che intercedeva per i peccatori, ci dice Isaia, e poi dai Vangeli sappiamo che Gesù sulla croce ha detto, e qualcuno ha ricepito quelle parole di quelli che erano vicini sotto la croce, vicini a Gesù, quando Gesù dice, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. E... Quindi il culmine dell'amore di Dio in Cristo Gesù, che era in Cristo Gesù, Gesù aveva questa fiamma dentro di sé dell'amore potentissimo di Dio che vince il male facendo il bene. Quindi anche eh, ricordiamo di quello che ho detto precedentemente: la via non violenta di Cristo. Ecco, e que questo amore si, si manifesta proprio nel momento della passione, come ho detto, Gesù è la grande anima del mondo. Nessun uomo è morto in questo modo, solo Cristo. E poi dopo di lui anche Stefano e tanti altri che hanno perdonato ai loro aggressori, ai loro nemici, anche durante eh, la loro passione, hanno imitato Cristo fino alla fine. Ecco, quindi per concludere leggiamo eh, quel canto bellissimo di San Pietro che ci fa vedere ecco, eh, questo frutto eh, che ricapitola un po' le cose che abbiamo detto. Io ve lo leggo perché è bellissimo e concludiamo eh, con questa lettura. Eh, dice San Pietro, Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Questo è Isaia, eh? riprende Isaia San Pietro. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con, gli, con giustizia, cioè Dio. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia, cioè la giustificazione, la possibilità che l'uomo ha di diventare uno tzaddik, come dicono gli ebrei, un giusto, da peccatore a tzaddik. Poi dice, dalle sue piaghe siete stati guariti, anche qui cita Isaia. Eravate erranti come pecore, ecco ancora Isaia, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. È bellissimo, San Pietro ci spiega tutto, ecco, riprendendo proprio il passaggio di Isaia che abbiamo appena meditato eh, del canto del servo sofferente. Pace bene a tutti e buona giornata. Shh. <laughs>